Ciao, siamo gli Able & Kane. Sergio Longhitano, batteria, detto Bronx per la sua provenienza brontese. Davide Di Mauro, detto Coccio, questo non lo spieghiamo. Davide Aricò, detto Flutto, chitarra, voce. Il cieco di Sorrento, Davide Guzzo, al basso. E poi io, Pierpaolo De Luca, alla chitarra. Sono un gruppo di Catania che fa il metal, una musica che non è mai morta, è l'appendice del rock, ha sempre fatto finta, un'appendice della musica rock che è sempre viva, e lo dimostra anche il fatto che venerdì prossimo al Palasport del Cirale ci sarà il concerto di Iron Maiden. Iron Maiden che arriva in Sicilia per la seconda volta, e sono l'unico gruppo di metal che è venuto in Sicilia, un po' pochino. È veramente pochino, è assolutamente pochissimo. In Sicilia pare che, cioè, se non vengono gruppuscoli o cantautori, che possono anche piacere, ci sono anche tanti artisti che sono venuti di gran livello in Sicilia, ma nell'heavy metal mai niente, perché l'heavy metal è la musica dei capelloni. Falso! Falso! Tu che sei la voce degli Able & Kane, gli Iron Maiden arrivano con un nuovo cantante che si chiama Blaze Bailey al posto del grande Bruce Dickinson, ma c'è stato anche un altro cantante, Paul Di'Anno. Cosa ne pensi tu del nuovo cantante e dei vecchi cantanti degli Iron Maiden? Ma il nuovo cantante è diverso senza dubbio da Bruce Dickinson, però è molto bravo. Certo, non ha la sua estensione vocale, però il disco ultimo senza dubbio è un buon disco. Gli Able & Kane hanno avuto l'opportunità di un tour lo scorso inverno in Nord Italia, dove hanno ottenuto dei notevoli consensi che sinceramente non ci aspettavamo. E tuttora poi alla fine appunto siamo riusciti a registrare quest'ultimo demo tape che rappresenta il risultato dei nostri sacrifici, e si spera che trovi una distribuzione appunto adeguata.